Ciao, io sono Sasha e oggi vi parlo di un pedale a cui sono molto affezionato, un pedale iconico, il Boss CE2 Chorus. Il Chorus come effetto era già presente negli organi Hammond, si chiamava Celeste, ma il primo vero Chorus che incontriamo nella storia della chitarra, nella storia della musica elettrica direi, è nel Roland Jazz Chorus JC120, che è stato prodotto a partire dal 1975. Era famoso appunto, oltre a che essere un amplificatore bello a transistor e meno costoso di Marshall e Fender, per avere questa sezione chorus, molto apprezzata da molti chitarristi, apprezzata a tal punto che l'anno successivo, ovvero il 1976, l'anno in cui sono nato io tra l'altro, è stato prodotto il primo chorus a pedale, ovvero il Boss CE1, che sostanzialmente era la sezione chorus del Roland JC120 messo a pedale. Questo pedale era un pedale un po' per tutti gli strumenti, aveva un'impedenza bassa e quindi più che altro andava bene per vari tipi di tastiera. Era un pedale molto ingombrante. Andava con la 220, se eravate in Europa, in Italia comunque avete capito, non aveva l'alimentatore esterno o le pile, aveva due pulsanti, era possibile utilizzarlo come vibrato e aveva anche un LED che andava ad indicare l'onda pulsante del nostro Boss CE1, del nostro Chorus vibrato che stavamo utilizzando. Successivamente, nel 79, è stata prodotta una versione più compatta, più indirizzata ai chitarristi, il Boss CE2, del quale fortunatamente dispongo anche della scatola e me ne vanto. Una versione senza troppi fronzoli, era solo chorus, non era vibrato, aveva solo due potenziometri, ma era estremamente più compatto e faceva parte della linea di questi nuovi prodotti Roland, che comunque uscivano sotto il nome di Boss, che sono diventati poi famosi e tutti i chitarristi elettrici li conoscono, sono i pedali più famosi del mondo. Il CE2 ha un'impedenza più alta rispetto al CE1 e quindi è proprio improntato per i chitarristi. Sono state prodotte tendenzialmente tre versioni, sono sostanzialmente uguali, ma per essere più precisi, dal 79 all'84 è stata prodotta una versione giapponese denominata Black Label, perché dietro, nella parte inferiore del pedale, abbiamo un'etichetta nera. Dall'84 all'88 è stata prodotta la versione con l'etichetta verde, quindi denominata Green Label, e dall'88 al 91, anche se qualcuno dice che anche nel 92 sono stati prodotti, abbiamo la versione made in Taiwan, sempre Green Label. Il mio purtroppo è Made in Japan Black Label, quindi la prima versione del Boss CE2. Due cose interessanti, due curiosità che magari non sapete di questo pedale. Prima di tutto l'alimentazione. Questi pedali, i primi pedali della Boss, sono stati studiati per essere utilizzati con alimentatori tipo ACA da 12 volt non regolata. Cosa significa? Significa che il voltaggio si abbassa se la richiesta di ampere supera quella che può erogare il nostro alimentatore. Quindi questo pedale dovrebbe essere utilizzato teoricamente con quel genere di alimentatore che non è facile da trovare. C'è scritto anche qua dietro, poi ve lo faccio vedere. Successivamente i pedali Boss sono stati studiati per essere utilizzati con alimentatori tipo PSA 9 volt, corrente continua. Cosa fare se non avete un alimentatore tipo ACA da 12 volt? Molto semplice, vi sono due soluzioni. Una, se cercate su internet, c'è una piccola modifica dove andate a togliere due diodi e ci mettete due jumper, due ponti, e la cosa si risolve lì. Però magari se non avete voglia di utilizzare il saldatore, non siete capaci, non ce l'avete, qualsiasi motivo, potete semplicemente prendere una daisy chain e alimentare un altro pedale insieme al vostro Boss CE2. Questo
risolverà la situazione. Come fate a capire se la situazione è risolta? Perché il LED, quando è acceso, è bello luminoso e non è flebile o addirittura in alcuni casi un attimino quasi lampeggiante. È preciso, acceso, giusto. Se non avete una daisy chain, ovvero uno di quei cavetti multipli che vengono utilizzati appunto per alimentare più pedali con un solo alimentatore, potete utilizzare un DC brick della Dunlop, che sostanzialmente, non essendo un alimentatore multiporta con trasformatore isolato al suo interno, funziona allo stesso modo. Tutte le uscite sono collegate, quindi va bene così. La seconda cosa importante di questo pedale è che in realtà non ha solo due controlli, ma se lo smontate, all'interno avete un trimmer che vi permette grosso modo di regolare l'intensità dell'effetto. Questa è una cosa che magari non sapete e avete il Boss CE2, potete regolare più finemente il vostro effetto. Questo potrebbe farvi piacere, immagino di sì. A questo punto non mi resta che farvelo vedere un attimino molto velocemente da vicino e poi vi faccio sentire come suona. Ed eccolo qua il nostro Boss Chorus CE2. Un pedalino che conoscerete tutti, insomma, il layout dei pedalini Boss. Abbiamo un input, a differenza del CE1 abbiamo solo un output e l'input ha un'impedenza più alta perché è specifico per chitarra. Poi abbiamo il rate, che va a regolare la velocità dell'onda, abbiamo il depth, che va a regolare la profondità dell'onda. E poi, come sempre, abbiamo il nostro LED. Vi faccio notare questo piccolo adesivo che dice: usate solamente gli alimentatori Boss ACA, che però saranno 30-35 anni che non vengono più prodotti, quindi sono di difficile reperibilità, ma poi vi spiego come ovviare a questo problema che affligge sia il CE2 sia tutti gli altri pedali Boss di questo periodo. Questa è la cosiddetta Black Label, c'è scritto Made in Japan, quindi sappiamo che è dei primi 5 anni di produzione, dal 79 all'84, che poi in realtà sono 6. Ma datemi il tempo di svitare 4 viti e guardiamo il circuito. Qui abbiamo la scritta CE2 che va ad indicare il circuito e poi voglio porre la vostra attenzione su due cose. Questo e questo chip, i due Bucket Brigade Device, sono il cuore di tutto questo pedale e sono loro la caratteristica di questo Chorus e di tanti altri Chorus che sono venuti successivamente al Boss CE2, perché comunque è stato copiato ampiamente. L'MN3101 e l'MN3007 di Panasonic. L'altra cosa interessante è questo trim interno che ci permette di regolare l'intensità dell'effetto una volta attivato. Se avete un Boss CE2, sentitevi liberi di ruotare questo trimmer e decidere quanto effetto volete. Io lo metto al massimo, ma poi vi faccio sentire come suona anche più o meno a metà. In pratica il potenziometro intensità presente sul Boss CE1 è stato spostato all'interno. Si sarebbero anche potuti sforzare a metterlo fuori, ma fa niente. Per quanto riguarda il mio CE2, ha la vernice che è un po' sfiorita qua e qualche altro punto di debolezza tipo questo, ma si sa, male che vada, è stato costruito nell'84, quindi ha quasi 40 anni, tutto sommato se la cava abbastanza bene. Un'ultima cosa: se voi avete un pedale Boss della prima era, la cui vite alla base è color metallo e non nera, è particolarmente valutato. Io ho quella nera. Pazienza. Ed ora è giunto il momento di farvi sentire come suona il mio CE2. Thank you.
Per concludere questo video, chi ha usato il Boss CE2? L'ha usato David Gilmour ovviamente, ma l'ha usato anche Kim Thayil dei Soundgarden nel periodo di Super Unknown, un disco che tra l'altro mi piace tantissimo. L'ha usato Johnny Marr, ma soprattutto l'ha utilizzato Robert Smith. Diciamo che ci ha fatto una carriera con il Boss CE2. Si dice che anni fa ne avesse uno scocciato con la gaffa dietro l'amplificatore sempre acceso, perché comunque suonava sempre con il Boss CE2 attivato. Personalmente ce l'ho da penso 18 anni, qualcosa del genere. Ho anche altri Chorus, magari ve li farò vedere in altri video, ne ho provati diversi, ma questo per me è sempre quel quid in più che me lo fa preferire a tutti gli altri. È molto semplice, non ha un rate estremamente veloce, chi se ne frega, ha il sound e questo è quello che importa, come sempre, perché quello che importa è il suono, non importa mai in che modo lo ottenete. Io il mio Chorus lo ottengo così. Grazie per la vostra attenzione, se vi è piaciuto il video potete anche iscrivervi al canale e comunque ci vediamo alla prossima con un altro pedale o chissà qualcos'altro.